la quarantena di Jasmine Carrisi. La primogenita di Albano e Loredana Lecciso si sta annoiando in questa lunga quarantena per Covid-19. È naturale, visto che la bella Jasmine ha solo 18 anni e sente la mancanza degli amici e del suo ipotetico fidanzato. La ragazzina trascorre il suo tempo ascoltando musica, facendo delle lunghe passeggiate nella tenuta di Cellino San Marco, giocando col suo cagnolino e realizzando delle foto che poi posta su IG. E a proposito di social network, la sorella maggiore di Bigdo ha un grosso seguito, al punto che in passato lo ha sfruttato per fare l'influencer. Oltre a tantissimi complimenti, la giovane riceve anche numerose critiche, alcune molto feroci. Il nuovo post della 18enne scatena l'ira dei detrattori. In questo periodo Jasmine Carrisi è particolarmente attiva sul suo account Instagram. Ad esempio, nelle ultime ore la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha condiviso un paio di scatti, scatenando una serie di critiche da parte degli haters. Nello specifico si vede la 18enne che è appena uscita dalla cabina doccia indossando un morbido accappatoio bianco. La ragazza si mostra in versione acqua e sapone, quindi senza un filo di trucco. C'è da dire che la Carrisi Junior è di una bellezza imbarazzante e in tanti lo hanno sottolineato. Tuttavia, alcuni leoni da tastiera hanno sollevato una serie di polemiche. Un internauta l'ha paragonata al Ken umano, mentre altri sono convinti che la giovane sia ricorsa ad alcuni ritocchini estetici. Addirittura c'è chi le ha puntato il dito contro, dicendole che tale madre, Loredana Lecciso, tale figlia. Jasmine Carrisi. Social, televisione e pure cinema. La bella Jasmine ha raggiunto una popolarità non solo sui social, ma anche sul piccolo schermo. Grazie ai suoi genitori Loredana Lecciso ed Albano, la 18enne spesso viene invitata a partecipare a dei salotti televisivi. Oltre alle varie ospitate da Barbara D'Urso, qualche mese fa è stata anche in Rai, ovvero Avviene da me di Caterina Balivo. Inoltre, anche se giovanissima, la sorella di Bigdo ha già avuto un'importante esperienza cinematografica realizzando un film in costume. In poche parole, la ragazza ha tutte le carte in regola per far parte nel mondo dello spettacolo.